centinaia, anzi migliaia e migliaia di persone, perché si è basato sull'accoglienza da parte dei vari borghi che hanno sostenuto il progetto, e i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere i loro cugini, perché l'idea è di fare un corso di italiano. Noi abbiamo un insegnante di italiano che è lei, segnalata anche con l'Università della Calabria, per fare un corso di italiano sperimentale, cioè come si fa un corso di italiano in viaggio, in full immersion. E quindi i ragazzi hanno avuto la possibilità di poter seguire un corso di italiano con una piattaforma elettronica di e-learning per poter approfondire le varie attività culturali, ma poi hanno avuto la possibilità di conoscere da dentro, proprio in maniera autentica, il cuore della Calabria. Il cuore della Calabria è la gente di Calabria, no? Che, dove tutti quanti si sono messi a disposizione. Adesso do la parola a loro, perché loro sono veramente la vera cosa più importante. E cosa hanno fatto? Hanno incontrato le associazioni di giovani calabresi nel mondo, calabresi in questi comuni, e adesso domani ci incontreremo tutti i giovani di queste associazioni. Un contributo a pioggia, si chiamano contributi a progetto, e il progetto viene finanziato se è strutturato. Quindi, lungi da me tutti i discorsi che faceva il signore del Giappone, che mi parlava che l'economia deve ritornare economia. Quello è commercio, è un altro discorso. Noi come associazioni di ritorno alla regione Calabria possiamo dare immagine, reputazione e promozione. Questo è il nostro compito. Terzo punto, nei piccoli progetti mi sembra che potremmo mettere dei capitoli di spesa, nel senso, io non posso rendicontare una manifestazione portando 5.000 euro di spesa di un pranzo. Dobbiamo mettere un limite che non deve superare il 20% del contributo, perché se io ho un contributo di 2.500 euro posso mettere massimo 500 euro, 300 euro, 400 euro, e deve essere sempre strutturato il progetto. Noi dei limiti li abbiamo già, in realtà ci sono delle voci che non possono essere superate, ma nei grandi progetti, nei piccolini no, nei grandi progetti li ho visti. Li dobbiamo nei contributi piccoli, che anche loro non è questione di estensione, è questione di principio, secondo me. Vabbè, non ti interrompiamo. Beccati questo. Allora, dicevo, due proposte da esperto dell'emigrazione. Condivido quello che diceva Stefano, perché assistiamo spesso che sulle spese dimostrate si riferiscono solo al mangiare. Ecco, il mangiare fa male, fa bene alla cultura. Bravo. Dobbiamo investire in promozione culturale. La proposta mia è questo, Tony, perché la rivolgo a te la proposta. Se la consulta nel 2020 avrà una pausa, no? Per effetto delle ricambi, eccetera, nulla ci vieta, dopo aver sentito la relazione dell'architetto Schiava, che come consulta intera dell'emigrazione possa partecipare in sinergie con i beni culturali o con altri dipartimenti a un unico progetto di tutta la consulta per il progetto sviluppo dei borghi o sviluppo della cultura. Cioè non restiamo inattivi fino a quando ci chiudono e abbiamo... Vorrei fare l'intervento con i ragazzi degli scappi e poi procediamo con gli altri. Quindi a te Nicola. Grazie Tony e grazie a tutti voi di essere qui presenti, di essere tornati nella nostra bella Calabria, questa è la cosa principale, quindi la consulta ha già avuto un successo perché siete qua in mezzo a noi. Come Calabria TV vi conosciamo bene, l'Argentina, il Brasile, Canada e altre parti del mondo, quindi noi, ve lo ripeto, anche quest'anno ci saremo. Io mi vorrei soffermare su due progetti della regione Calabria. Uno è stato finanziato l'anno scorso, Paesi di Calabria, è stato svolto egregiamente tra Canada, Stati Uniti e Cuba, anche se qualcuno dice che non è stato completato, è stato completato alla grande. Io vi porto solo un dato: questo progetto è stato presentato ed è stato approvato al Club San Nicolese di Toronto. Quest'anno da Toronto, grazie all'impegno del club, su San Nicola sono triplicati gli accessi da parte degli emigrati, quindi questo è già un risultato buono. Parliamo di giovani. Il club di Vallelonga, il club Vallelonga Monserrato, ha presentato per quest'anno
un progetto che si rifà tutto ai giovani, quindi è un'altra cosa abbastanza bella. Io ho tre proposte, a Tony gliele ho fatte, quindi non serve nemmeno che li ripeta qua, perché già lui se li ha appuntati. È brutto sentir parlare oggi di commiato che finisce un'era, secondo me non finisce un'era perché avete lavorato bene. Bisogna cambiare anche questa mentalità. Quando, anche se cambia un governo, se prima è stato fatto qualcosa di buono, deve rimanere, non si può distruggere. Quindi questo qua è una cosa che non va. Ad ogni modo, noi come Calabria TV siamo aperti a tutti, già lo sapete, qualcuno ci conosce, qualcuno ci ha dato una mano. Quando avete qualcosa, ce li fate sapere, noi vi pubblichiamo, non abbiamo nessun tipo di problema. Vi ringrazio, spero di vederci qua un'altra volta, pure in altre occasioni, magari per una visita nei nostri bei paesi, nei borghi. E arrivederci al prossimo anno e con qualcuno di voi speriamo di vederci presto nelle vostre nazioni. Grazie. Grazie a te. No, questo intanto perché lo vedano gli amici, che non sono venuto con questo per leggerglielo tutto quanto, perché sennò mi lincia. Questa è solo una testimonianza, non lo apro neanche. Qui dentro c'è la storia di una comunità, di un paesino dell'entroterra vibonese, che si chiama San Nicola da Fisso. Io l'ho portato e lo indico a voi tutti, più vicino. Molto affetto. Più vicino di ciò. Perché possa essere questa mia ricerca durata 25 anni, possa essere un prototipo per tutti voi. Chissà che oltre a me non possa venire ad uno di voi, a 10 di voi, la stessa passione per andare a spulciare migliaia e migliaia di fascicoli negli archivi, nelle biblioteche, per ricostruire l'anagrafe degli emigrati del mio paese, perché questo è, quella è l'anagrafe di tutti i sannicolesi che dall'unità d'Italia ad oggi sono andati all'estero. Anche per un solo giorno io a questo sannicolese ho costruito una scheda: nome, cognome, paternità, maternità, data di nascita, dove è andato, quando ha chiesto il passaporto, e poi una serie di altre notizie di natura storica che possono servire per ricostruire l'albero genealogico della famiglia di questo nostro emigrato. Lì dentro ci sono quasi 5.000 schede, ho censito quasi 5.000 persone sparse nel mondo nell'arco dei 100 anni, ripeto. La diffusione di questa ricerca ha consentito a centinaia di ragazzi, di giovani, figli di nostri emigrati, nipoti di nostri emigrati sparsi in Brasile, in Argentina e via dicendo, di scriverci o di telefonarci per avere notizie dei loro antenati, perché volevano sapere chi era stato il primo a partire per il Brasile, faccio un esempio, e via dicendo. Questo lo voglio dire perché ho notato, abbiamo notato, che i giovani in Argentina, come in Brasile, come negli Stati Uniti, hanno un grande interesse per conoscere le loro origini, le loro radici. È qualcosa che li attrae, qualcosa che li affascina, e attraverso questo espediente, tra virgolette, possiamo costruire con questi giovani dei rapporti che ci portano oltre la curiosità del dato anagrafico. Questo lo voglio dire perché ognuno di noi rifletta, perché spesso, con tutte le difficoltà e i limiti dei giovani, ma noi certe volte li colpiamo con tanto di quel rigore che non è sempre giustificato. Bisogna anche capirli, bisogna questi giovani vedere dove si trovano, in che condizioni culturali,
E noi abbiamo davvero fatto tutto per questi giovani? Punto interrogativo. Allora, sì, per concludere, io non voglio entrare nel dibattito perché non è colpa mia, non facendo parte degli organismi, sono un semplice invitato, ripeto, ringrazio ancora una volta per l'invito, a me interessava semplicemente portare alla vostra conoscenza questa mia esperienza che, per quanto ne sappiamo, è unica in Italia di questo genere, perché la letteratura sull'emigrazione è chilometrica, ma costruita, ricostruita, scritta attraverso questa metodologia non ce ne sono. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.